Lei di che cosa si occupa? Io faccio l'impresario edile. Idraulica. Io faccio vetrate artistiche. Di arredamento. Lavoro in una casa di riposo. Dalla carpenteria alla muratura. Idraulico. Io in realtà faccio solo il macellaio. Pur essendo pensionato, sono un appassionato del fai da te. Perché ha scelto di venire proprio in questo punto vendita? Ma perché io qua mi trovo bene. Per la comodità che trovo nel servizio. Vengo qua, so che trovo tutto e prendo. Una vasta scelta e un buon prezzo competitivo. Quando ti manca un qualcosa o hai bisogno di un qualcosa d'urgente, qui trovi un po' di tutto. Veniamo spesso qua a comprare varie cose per la casa, ci troviamo bene. Perché mi trovo bene, c'è una buona collaborazione. Mi servo volentieri qui. Come si informa prima di acquistare? Lei usa anche internet? Ma qui la consulenza è ottima. Poi in ogni caso con l'esperienza di lavoro, con il passare del tempo, uno conosce già i prodotti. Visitando i vari centri mi informo. Solitamente vengo qua perché trovo un'ottima competenza sulle richieste che gli faccio e mi sanno consigliare anche su dove risparmiare e con che prodotto. Ecco. Passaparola, sì. Ci sono i ragazzi qua che si occupano delle vendite, gli chiedo a loro con le schede tecniche. Tramite volantinaggio, tramite guardo su internet. Anche su web? No, internet non lo uso. Io proprio internet non ne mastico. Acquista anche su internet? Per quanto riguarda il lavoro, io da internet non compro niente. Raramente. Pochissimo, via. Sì. Quando fa acquisti, predilige la qualità o il prezzo? Beh, direi la soluzione migliore. Poi i prezzi passano in secondo piano, anche se sono importanti. Prezzo basso, ma anche un servizio è la soluzione migliore. Qualità. Cerco di prediligere entrambe, perché la qualità e il prezzo, per conto mio, vanno alla pari passo. È l'insieme dei due. Il prezzo, la qualità, poi te la lasci un po' sfuggire. Il prezzo. E anche la qualità, naturalmente, se la qualità è buona compri, se no non compri, vero? Cioè deve piacermi e dopo si guarda anche il prezzo e la qualità, insomma. La qualità è la prima cosa che uno deve guardare. La qualità. La qualità e se c'è il prezzo meglio ancora. Quando ho bisogno di maggiori informazioni o consulenza da un operatore del punto vendita, ha una risposta adeguata? Per quel che mi interessa le informazioni già ce le ho io di partenza. Poi nel caso specifico ho visto che loro sono piuttosto preparate. I ragazzi qua proprio spiegano bene come il prodotto migliore da usare. Sì, io chiedo che tipo di prodotto ci possa essere per l'intervento che devo effettuare e loro mi danno tutte le indicazioni. Qual è il disservizio che proprio non accetta più? Quando ti spiegano male le cose, cioè che non. Tu chiedi una cosa e poi non te la spiegano bene, ti dicono sono un po' vaghi qui, allora non mi piace. Poi può capitare che magari certi prodotti devi aspettare qualche giorno che te li consegnano perché non hanno tutto in casa. Tante volte quando ti fanno aspettare, che non c'è nessuno e non ti considerano. La mancanza di qualità nel lavoro, non parlo del materiale, nel lavoro. Le file a me mi stufano, però insomma ecco. Forse il reso, magari che si va nel punto vendita e ti dicono che magari è reso, no, perché è aperto. Non mi viene in mente niente di disservizi. Approccio dei clienti agli acquisti. Cos'è cambiato dal periodo pre-crisi ad oggi? Il lunghissimo periodo di crisi che abbiamo avuto ci ha abituato un po' tutti a essere più attenti. Credo che questa sarà un'eredità che ci porteremo dietro, quindi avremo dei clienti che saranno attenti, non potremo sgarrare, sgarrare sarà rischioso perché laddove il cliente si accorga di essere in qualche modo manipolato, diventa un cliente che si incattivisce e lo perdiamo di sicuro in quell'occasione e per le successive. La GDO nel settore dell'edilizia rappresenta un commercio sostitutivo o aggiuntivo? Se guardiamo al prodotto dal punto di vista del fornitore iniziale, cioè della produzione, credo che si tratti quasi inevitabilmente di sostituzione, cioè
è una ricanalizzazione di un prodotto che una volta passava per alcuni canali e oggi passa per i canali nuovi. Questi nuovi canali hanno un grosso vantaggio, contattano sempre di più, vedono sempre di più come protagonista l'utilizzatore finale che una volta era invece intermediato da terze parti, l'impresa edile, l'artigiano, quindi lui non partecipava direttamente. Il fatto che partecipi direttamente l'utilizzatore finale può essere uno stimolo a consumare, tra virgolette, di più, dove per di più non penso tanto più in volume, ma penso prodotti qualitativamente migliori, che lo soddisfano di più dal punto di vista estetico, eccetera. Quindi la grande opportunità è avere a disposizione il cliente finale e non più soltanto degli intermediari come un tempo. Quanto Internet ha inciso sull'offerta di prodotti e di servizi nel nostro settore? I dati sull'e-commerce in Italia, in tutti i settori, e questo sicuramente è uno di quelli in cui le quote intermediate attraverso la rete sono tra le più basse. Non mi farei però troppe illusioni, perché quando l'acquisto via internet comincia a entrare nelle abitudini di ciascuno di noi, poi le cose cambiano molto rapidamente. È un'esperienza credo che abbiamo tutti, quello che è successo nel settore travel, dove abbiamo cominciato a usare internet per acquistare viaggi e alberghi, e ormai praticamente per alcuni di noi l'acquisto al di fuori di internet è quasi pari a zero. È evidente che qui non siamo nello stesso mondo, qui c'è un'esigenza di guardare il prodotto, valutarlo, eccetera, però starei molto attento a pensare che internet è qualcosa da rimandare alla prossima generazione. Quali sono gli strumenti di marketing più appropriati per un retailer nel settore dell'edilizia? Forse la cosa più semplice è partire da una elementare definizione di marketing, costruire e gestire le relazioni con il proprio mercato. Qui probabilmente la prima cosa da fare è mettere il plurale, non con il proprio mercato, ma con i propri mercati. Perché in questo settore si ha a che fare con l'impresa edile di medie dimensioni, di piccole dimensioni, che ha certi bisogni, degli artigiani che hanno altri bisogni, probabilmente in alcuni casi architetti, progettisti che hanno altri bisogni ancora, e poi sempre di più il consumatore finale che arriva o da solo in una logica un po' di fai da te, oppure accompagnato dal progettista, dall'artigiano. Quindi difficile dire quale marketing, qui bisognerebbe dire quali marketing, cioè quindi quale idea di relazione si vuole costruire per questi almeno tre diversi mercati, piccole imprese, artigiani e consumatori finali. Quanto incide la consulenza all'esperienza del rivenditore nella customer experience? È evidente che customer experience, che significa punti di vendita molto belli, esperienziali, magari vi offro un caffè, ci metto dei divani, cose magnifiche, e consulenza, quindi disponibilità a trattare col cliente, a spiegargli, a fargli specialmente se il cliente è un consumatore finale, a accompagnarlo nel mondo in cui sta entrando, ovviamente è bellissimo. Tutte e due le cose, esperienza e consulenza, costano molto care. E qual è il problema? Il problema è che c'è il rischio di non poter fare una fattura per l'esperienza e la consulenza, la fattura si fa per il prodotto che viene poi venduto. Se quel prodotto è anche disponibile da qualcuno che non dà esperienza, non dà consulenza e traduce tutto in prezzi più bassi, il rischio è evidentemente di essere a questo punto tagliati fuori dal mercato e non riuscire più a reggere. Risultato: meno consulenza, meno esperienza, logica discount. È un problema molto serio, è un problema che continuerà a essere molto serio anche perché la offerta via rete, quella che oggi si consolida anche un po' in una dimensione di basso prezzo, quindi di discount, proprio su questo fa conto. E quindi cosa bisogna fare per fidelizzare il cliente? Per fidelizzarlo bisogna cercare in tutti i modi di fare sì che un almeno parte di questo servizio in più
sia un servizio che io posso ottenere, ma solo una volta che abbia acquistato. Quindi, non so, posso provare a fare un esempio relativo a un meccanismo classico. Il post acquisto, se tu compri da me, avrai dei servizi legati alla manutenzione, alla possibilità di sostituzione di pezzi che si rompono, penso per dire delle piastrelle, dei ricambi, robe di questo genere, che io ti garantisco, ma ti garantisco solo se tu hai firmato da me un acquisto e quindi io ti ho dato questo documento, una sorta di polizza, una sorta di garanzia sul prodotto che io ti ho venduto. Finanziamento, anche quello del finanziamento può essere un modo di creare una relazione con il cliente. Queste sono alcune delle cose che si può cercare di fare per, come si dice tecnicamente, internalizzare il valore di questi servizi, in particolare consulenziali, che si sono dati al cliente. Riassumendo, un suggerimento per le imprese di distribuzione di materiale edile. Ma credo che in un periodo come questo, cioè un periodo di forte incertezza in cui c'è una crescente sovrapposizione di canale in questo settore come quasi tutti gli altri. Questi prodotti, una parte di questi prodotti si trovano nelle grandi superfici del bricolage, nelle grandi superfici del materiale per l'edilizia, si trovano in internet da offerenti anche loro molto diversi. Allora, forse un esercizio che potrebbe essere utile fare per tutti è quello di provare a immaginare di partire da zero, di dover entrare in questo settore e senza vincoli, senza pregressi, dover costruire un'offerta e provare a vedere se il risultato finale assomiglia o meno all'azienda che stiamo gestendo. Io credo in alcuni casi questo potrebbe vincere, convincere che c'è un po' di inerzia, un po' di pigrizia, c'è una deficit di strategia nelle cose che facciamo tutti i giorni, perché tempo è poco e quindi qualche volta un esercizio di presa di distanza, che è anche un esercizio di umiltà in quello che facciamo, sia utile per tutti.